Si chiude invece il caso Anderson in casa Lazio, la Lazio che potrà presentare il suo gioiellino brasiliano. Il fondo inglese ha detto sì all'offerta di 8 milioni e mezzo di euro. Felipe Anderson, un nuovo giocatore della Lazio. Allora, ecco la testata online del Messaggero sulla notizia. Andiamo al telefono proprio dal nostro esperto Lazio che sento già preparatissimo, Alessandro Staiti, responsabile sport di MP News. Ciao Alessandro. Ehi, ciao, ciao Giulio. Allora, si fa festa oggi in casa Beh. biancoceleste, no? Dopo la vittoria della Coppa Italia, adesso arriva anche questa vittoria in una trattativa travagliatissima. Tale era tornato dal Brasile a mani vuote, c'era tantissima polemica, tantissima delusione. Alla fine, però, la volontà ferrea di Lotito, direi, ma di tutta la società di resistere anche a questa situazione paradossale. È stata premiata. Quindi Anderson Assolutamente. alla Lazio, cosa possiamo aggiungere dopo questo tourbillon di notizie che si sono sovrapposte tra lunedì e oggi, in questi ultimi 2 o 3 giorni di grande tensione, ma anche di amarezza? Perché è vero, era stato già preso il centrocampista dell'Anderlecht Biglia, però sai, Anderson era un po' la ciliegina sulla torta per il nuovo centrocampo laziale che già può contare sull'enorme qualità di Hernanes, quindi è la riprova di come Lotito voglia una squadra da Champions League, mi pare di capire. Sì, hai detto benissimo, le cifre sono 4 milioni al fondo inglese e 3,8 al Santos. Questa è stata anche una delle concessioni che ha fatto il Santos per venire incontro al calciatore, che è stata determinante per lasciare la sua squadra. E sicuramente è un punto importante che ha portato a termine la Lazio. Perché già a gennaio si era stati vicini all'acquisto, ancora il fondo aveva fatto problemi. Anche in questa ultima settimana in Brasile si era capito che il fondo cambiava continuamente le carte in tavola. E finché poi non c'è questa minaccia per niente velata da parte del procuratore, che è stato determinante, Stefano Castagna, lo stesso che ha portato Novaresi alla Lazio, e sia dire la FIFA, comunque insomma avrei capito anche il senso del comunicato del Santos di 2 giorni fa, che aveva lasciato un po' di sconcerto a una prima lettura, perché sembrava scaricare la Lazio. In realtà il Santos si stava tutelando perché aveva escluso che il fondo si fosse opposto al trasferimento e ribadiva semplicemente che l'accordo non era stato trovato tra il Santos e la Lazio. Cosa che sappiamo non essere stata vera in nessun momento, perché altrimenti il viaggio di Tare con il segretario Calvi, responsabile dei contratti della Lazio in Brasile, sarebbe stata più o meno una vacanza così, esotica. Senti Quindi Alessandro, adesso con Anderson alla Lazio i tifosi immagino che...